Allora, buonasera, benvenuti a un'altra serata organizzata dal gruppo teosofico Aurora di Vicenza. Noi possiamo dire, come al solito, che siamo sempre tanto, tanto, tanto lieti quando Renato torna tra noi, perché Renato non è solo un membro della società teosofica, ma è soprattutto un amico e un fratello. E sapete che la cosa importante che ci accomuna è proprio questo percorso di ricerca, un percorso di ricerca che mira naturalmente verso l'uno, verso quel senso che toglie tutte quelle percezioni di separatività, e naturalmente l'uno corrisponde anche con il bonum, con il buono. Per coloro che per la prima volta dovessero conoscere Renato, vado a dare alcune brevi informazioni, anche se il curriculum in realtà non è poi così importante, perché ascoltandolo percepirete lo spessore, no? E la storia che è alle spalle di Renato stesso. Il dottor Renato Mazzonetto è un insegnante di meditazione e filosofia buddista ed è rappresentante ufficiale in Italia del centro di buddismo tibetano scozzese Kagyu Sangye Ling, fondato in Scozia nel 1967. Renato, ti ringraziamo sempre e comunque perché averti tra noi è una grandissima risorsa. Controlliamo ancora una volta, a maggior ragione questa sera, che faremo anche un po' di meditazione, che il cellulare sia settato in modalità silenziosa in maniera da non disturbare le eventuali sessioni. E buon ascolto, grazie a tutti. Grazie Renato. Grazie. Io direi che il modo più semplice per iniziare questa serata sia quello di rimanere un po' in silenzio per mettere un po' in ordine la nostra mente, per dare la possibilità anche alle persone che sono vicino a noi di sentirsi a proprio agio, e anche per riflettere sulla motivazione, perché siamo qui. Perché vogliamo imparare qualcosa, perché vogliamo dimostrare qualcosa a qualcuno, a noi stessi, siamo qui per farci pubblicità, siamo qui perché non abbiamo nient'altro da fare, cioè ci sono tante motivazioni diverse. La motivazione che viene suggerita dai maestri, tutti i maestri di meditazione, la meditazione serve per questo, la motivazione che vi invito a considerare, a condividere questa sera, è quella di essere di beneficio a tutti gli esseri. Se la meditazione viene utilizzata per altri scopi, non è meditazione, ma è materialismo spirituale. E siccome la meta della società teosofica, la meta del buddismo, la meta di ogni ricercatore è quella di risolvere il problema della sofferenza, allora è importante vedere anche quali sono le cause della sofferenza. Vedere anche che cosa ci può aiutare a ridurre questa sofferenza. Tenendo a bada il nostro ego, riduciamo la sofferenza. Che cosa si intende per ego? Si intende quella sottile vibrazione che dice sì, però mi sarebbe meglio, oppure questo lo so già, oppure uffa che barba. Quando sorge la noia, di sotto c'è l'ego. A qualcuno piace meditare, a qualcun altro non piace meditare perché, come gli sembra, di perdere tempo. Ma in realtà, se noi meditiamo bene, se noi sappiamo come meditare, non è perdere tempo, ma è stare in mezzo al tempo. Stare nel tempo, essere a tempo, essere in tempo, essere nel tempo. Fatalità, quando si parla di meditazione, quando si parla di mindfulness di meditazione, la mindfulness è la base della meditazione. Mindfulness significa essere qui e ora, molto semplice. Quando si parla di mindfulness, quando si parla di meditazione, c'è una parola chiave che è
presente. Presente ha due valenze. Significa il momento presente, cioè proprio qui, ora, non 5 minuti fa, o non Facebook a casa, o domani cosa faremo a scuola o al lavoro, ma significa anche regalo. Quindi il miglior regalo che noi possiamo fare a noi stessi e anche agli altri è quello di essere presenti, esserci. Ci sono tante persone che vanno in giro per il mondo facendo un sacco di polvere. Come dire, hi, I'm here, sono qui. Si trovano... L'altra parola qual era? Ce ne sono due, momento presente. Momento? Sì, il presente, qui e ora. E l'altro è il regalo. Il presente è un presente che ne facciamo noi stessi agli altri. È un momento. Sarà questo che chiedevi. Quindi vi inviterei a riflettere su questo. Ci sono dei maestri, e parlavamo prima con Antonio, Enrico e la Patrizia, di padre Anthony Lencivita, una persona straordinaria, uno dei più grandi eruditi che io abbia mai incontrato. Poteva fare una conferenza in italiano, poteva farla in inglese, poteva farla in latino, poteva farla in greco, poteva farla in hindi, poteva farla in qualsiasi lingua antica e moderna. Discepolo di Gandhi, Mahatma Gandhi, morto in Italia il giorno dell'anniversario di Gandhi, anche questo è un segno importantissimo. Persona di una tranquillità straordinaria, di una gioia straordinaria, di una umiltà straordinaria. Se voi vi ricordate, a Vicenza, qualche anno fa, l'anno in cui è morto, abbiamo organizzato una conferenza presso la Sala Francescana dei Chiostri di San Lorenzo. Tutto pieno, c'era gente che è fuori con gli speakers per ascoltare le sue parole. Un'esperienza straordinaria. E vedi, questo, qualcuno ha pensato in dialetto veneto, dove vai a sto recinto qua? Perché sembrava così un po' impacciato nei movimenti, è arrivato piano piano sulla pedana e ha fatto il suo intervento in piedi, con una centratura straordinaria, una potenza straordinaria, alla faccia del vecchietto di 92 anni. L'umiltà è una dote straordinaria che io personalmente amo, perché tutti i grandi maestri ce l'hanno, e tutti i grandi maestri ogni volta che li incontro mi comunicano questo, cioè io mi sono preparato, avevo un programma per questa sera, eccetera, ciascuno di noi ha la nostra agenda, però poi riflettendo un attimo ho detto, ma chi lo dice che sia la cosa migliore? E quindi un momento di centratura e poi lasciamo che siano i maestri a guidarci. E la parola di questa sera è umiltà. Umiltà significa fare spazio a quella vocina interiore che sa quello che deve essere fatto. Quella vocina interiore che sa anche stare al suo posto, perché non siamo gli unici. Non siamo sempre, allo, sono qui, ciao, mi hai visto? Cioè questo è, come dire, il nostro io infantile, che ha bisogno di attenzione. Vogliamo coltivare questo o vogliamo coltivare l'io saggio? Quello che non ha bisogno di far tanta polvere, di farsi notare. Quella è la direzione che ci porta al beneficio di tutti gli esseri. Qualche mese fa, l'anno scorso, a settembre, ero a Pisa, essendo uno dei docenti al loro master di mindfulness, neuroscienze e scienze contemplative, sono stato invitato a questa grande opportunità in occasione della quale Sua Santità il Dalai Lama ha ricevuto una laurea honoris causa in psicologia clinica, quindi non in psicologia della religione, storia delle religioni o storia del buddismo, ma qualcosa di clinico, di medico, una facoltà scientifica, a causa delle sue ricerche sulla mente. È difficile trovare una persona più umile del Dalai Lama. Saluta tutti, si inchina a tutti, abbraccia tutti, sorride a tutti. E poi dice, io in realtà sono un po' monaco e un po' scienziato.
E poi dice, non ho mai tentato di convertire gli scienziati buddisti, ma sono loro che hanno convertito me alla scienza. È una grande frase, è una frase di grande umiltà. In Tibet il Dalai Lama è considerato un dio. Ed è la persona che si inchina più di tutti a tutti. Questo è ciò che rende grande una persona, l'umiltà. Andare in giro per il mondo senza fare tanta polvere. Oddio, quando si pone in montagna un po' di polvere, un po' di sassi si tirano su con le scarpe, ma bisogna anche divertirsi un po' e anche mantenersi un po' in forma, perché se io non mi occupo della mia salute non se ne occupa nessun altro. Questo anche in senso, come dire, della leggerezza, non è essere umili, non è, sapete, qualcosa di pesante. Qualcuno di voi ha conosciuto Padre Celso? Padre Celso è un altro grande che va in giro per il mondo senza fare tanta polvere. Arriva qualcuno una sera, è arrivato Rob Nairn, un altro maestro straordinario dal Sudafrica, gli ha chiesto il numero del cellulare. Rob Nairn gli ha dato il numero del cellulare e con il numero del cellulare ha composto una melodia. Con i numeri usa le note per comporre una melodia. A 86 anni, era quella volta nel 2014. Fantastico. Quindi se noi siamo umili abbiamo la possibilità di vedere l'illuminazione in qualsiasi cosa, in qualsiasi persona, in qualsiasi momento. Quindi è una grande saggezza quello di essere umili. Se noi pensiamo di essere chissà chi, pensiamo di essere i più belli del mondo, non c'è spazio per le altre persone, capite? Ci perdiamo la bellezza di quello che sta accadendo proprio in questo momento. Se noi andiamo ai corsi o alle conferenze pensando di sapere già tutto, non impariamo nulla. Se noi andiamo ai corsi o alle conferenze con un foglio di carta bianca, libero, vuoto, può darsi che si riesca a portare qualcosa, portare a casa qualcosa di interessante. Quindi, detto questo, meditiamo un po'. Potete meditare sul respiro, sui suoni, su quello che avete. Potete anche scegliere di non meditare. L'importante è tener conto che le altre persone ci stanno provando e quindi non dare troppo rumore o troppa polvere. Ok? 10 minuti. Carissima amica dice che è un po' come la pentola dei fasoi che bolle.
pensieri, emozioni, ricordi, immagini, programmi, preoccupazioni, dubbi, domande, risposte. E quindi è normale. Nessuno ha detto che dobbiamo liberare la mente. La mente si libera da sola. Se i pensieri fossero solidi, come questo orologio, allora è semplice. Mi porti qui i tuoi pensieri, li mettiamo sul tavolo, li mettiamo in una borsa e nel bidone della spazzatura. Oppure tieni quelli che vuoi, quelli che non ti servono, li dai a me e mettiamo una spazzatura. Ma non sono solidi, capite? Quindi non è possibile. E quindi è mission impossible, non funziona. Non funziona. Ogni volta che faccio una conferenza, poi le persone del centro lo sanno, c'è sempre qualcuno che dice non riesco a sfondare la mente dai pensieri. Vorrei sapere che libri avete letto, chi va in giro a raccontare queste cose. No, non funziona. Quindi, sapere che non è possibile, secondo me è utile, così evitiamo di fare fatica per niente e evitiamo anche di pensare, io non riesco a meditare, ecco, vedi, non ci riesco, tutti gli altri sì, perché sennò lì tranquilli, in uno stato di beatitudine, io invece no, la mente viene dei pensieri, tutti abbiamo pensieri. Anche chi medita da più a lungo di me, capite? Un giorno qualcuno ha avuto il coraggio di chiedere a un grande maestro che si chiama Thrangu Rinpoche se lui ha dei pensieri quando medita. Domanda da 100 milioni di dollari e ci vuole coraggio, insomma, chiedere queste cose a uno di questi lama senior. E Thrangu Rinpoche, con un bel sorriso, ha risposto: sì, ho dei pensieri quando medito, ma non mi danno fastidio. Sempre se. Il problema non sono i pensieri, il problema è l'ego. L'ego che dice io dovrei raggiungere uno stato di meditazione dove non ci sono pensieri. Qualcun altro? Io in questa situazione ho sempre un unico pensiero, cioè vedere me su questo scoglio che è la Terra, immerso nell'universo, in fondo una sensazione di solitudine, no? Come essere conosciente. Come essere? Conoscente. Sì. E cosciente, cioè pensare a me stesso in questa immensità, capito? E sempre mi è sempre quel pensiero lì, tutte le volte che mi metto a fare questa meditazione, io che sono questo puntino cosciente che riflette su tutta questa immensa realtà che mi circonda. E tutta la gente che sta seduta dietro di te, dove la mettiamo? A parte della questo mondo che mi circonda, e loro connessione con l'onde che va dentro, i loro sentimenti, le loro emozioni, le loro ansie, le loro paure, i loro problemi, dove li mettono? Sono loro, cioè, non è che io posso averli in mano mia. Certo. Ma non li senti ogni tanto, non ti arriva qualcosa? In che senso arriva? Penso, a me spaventa, arriva fisicamente. Quello che mi è arrivato mi spaventa un po' l'immagine di qualcuno che pensa di essere solo al mondo. No, non è che sei tu come essere senziente, conoscente, sei un centro. È il concetto della monada di Leibniz, se lo vuoi, della monada. Beh, tu sei un riflesso dell'universo, no? E ti incaselli in questa realtà enorme. Ok, va bene. E fa impressione, insomma, per esserci. Qualcun altro? Ok, facciamo un'altra meditazione, visto che il titolo di questa sera è Ora si medita. Un'altra meditazione, sempre di 10 minuti. Questa volta vi do la possibilità di scegliere un lavoro semplice, se volete farlo, altrimenti fate quello che volete.
Il lavoro semplice è di prestare attenzione al respiro, l'aria che entra, l'aria che esce. Ok? 10 minuti. Nella meditazione collettiva? Il contrario. Noi siamo una trentina di persone, è come se avessimo fatto 30 volte 10 minuti e 30 volte 10 minuti. Non solo, ma anche se meditiamo da soli va benissimo. Perché la Maieshe, che voi conoscete benissimo, dice sempre: you have to be happy on yourself, with yourself, you have to be happy with other people. This is why you train to meditate with the, by yourself and you train to meditate with other people. Noi dobbiamo essere felici da soli perché in certi momenti della vita siamo da soli, nasciamo accompagnati dalla vita, si muore da soli, se noi che muoviamo nasciamo qui sotto, si nasce da soli, si nasce accompagnati e si muore da soli e tutto il resto del tempo a volte ci sono persone attorno a noi, a volte no. Quindi è importante meditare da soli. Importante meditare assieme ad altre persone. Noi abbiamo un piccolo centro vicino alle poste, a volte siamo in 20, a volte siamo in 30, a volte siamo in 3, a volte siamo stati anche in 2, dove è l'Elena. Ma siamo stati contenti di meditare. Avete uno spazio fantastico, avete un sacco di insegnamenti, un sacco di maestri, un sacco di opportunità. Meditare per me è un po', come dire, quando si schiaccia il reset button, il pulsante del reset del computer o la deframmentazione del computer, oppure la frase che mi è venuta prima è questa, siccome si parlava di orgoglio e di umiltà, allora quando io medito e anche quando faccio le conferenze e mi sento a casa come qui, dico sempre al mio ego, rilassati un po', va fatto un giro e poi mi dico a me. Questo mi diverte molto perché il grosso problema che noi esseri umani abbiamo, dicono i maestri, è che ci prendiamo troppo sul serio. Quindi quando schiaccio il mio reset button, il tasto del reset, allora mi rilasso un po'. Mando in vacanza il mio ego, a volte mando in vacanza che è quello degli altri, ma quello è un effetto collaterale. Perché io sono qui non per compiacervi ma per aiutarvi, quindi devo dire le cose così come sono. Quindi se ogni tanto mi permetto di dire qualcosa c'è un motivo, ovviamente, non è casuale, non è che sono che ho perso la bussola o sono diventato megalomane, oppure lo sono ma non me ne sono ancora accorto. A voi la scelta. Hai detto una cosa bellissima, l'avevi già detto, però come al solito magari non sempre diamo la stessa attenzione alle frasi che vengono, che recepiamo. Uh-huh. Quando hai detto che la meditazione che non è fatta a beneficio di tutti gli esseri, sì, non è meditazione, yes, cioè, hai detto tutto, perché
il tuo ego a quel punto vi può andare a spasso. Esatto. Sua santità è Karmapa, che è uno che di meditazione se ne intende, dice: you should offer your practice. Noi dovremmo offrire, donare la nostra pratica a chi? A tutti gli esseri. E io ho pensato molto su questa cosa qua e poi ho riascoltato gli insegnamenti che Sua Santità ha dato in India, a Bodh Gaya, e poi lui dice: why should you offer your meditation? Perché dovreste offrire la vostra pratica meditativa? Perché allora siete liberi da aspettative. Se io medito bene, bene, se io medito male, va bene lo stesso, perché tanto la offro, quindi c'è meno attaccamento, c'è meno ego, c'è meno orgoglio. E dovunque c'è meno ego e meno orgoglio, le cose funzionano. Come quando io dico al mio ego, lasciati una strada, va, fatti un giro. Medita anche tu. Eh? Al tuo ego, mi puoi dire medita anche tu, è un'occasione. Ma il mio ego, siccome io sono un meditante, fra virgolette, non dico professionista, ma insomma lo faccio da tanto tempo, allora che ti sono sempre fatto un giro, assami in pace, assami a meditare una santa, perché il mio ego parla direttamente, quindi visto che siamo a Vicenza posso permettermi di fare qualche battuta in dialetto veneto. In Scozia questo è molto difficile. E anche a Palermo, dove vado spesso. Bene, la meditazione non è il fine, è uno strumento e quindi ha una motivazione, che è quella di rompere la barriera dualistica io-altro. Quello è lo scopo. Perché dico questo? Lo dico perché è importante sapere in quale direzione dobbiamo andare. Anche perché al giorno d'oggi, sapete, c'è tanta gente che sia in meditazione e c'è tanta gente che pensa che cosa sia la meditazione e poi non si sa se lo hanno capito bene oppure no. C'è tanta gente che insegna e non si sa neanche che, da dove vengono, cosa hanno fatto. Un sacco dei miei amici mi dicono: ma chi sei a sta qua? Capito? Non lo so. Perché ogni tanto mi chiedono i miei amici che sono un po' più giovani di me, no? Siccome su Facebook c'è gente che pubblica di tutto, Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter non ce l'ho, per fortuna. Però insomma vedo tante cose, sento tante cose, i miei amici del centro mi chiedono, anche i miei amici all'estero, in India mi chiedono: ma chi sei questo qua? Io non so. È interessante che lo vengono a chiedere a me, non capisco perché me lo chiedono, però mi diverte molto la cosa perché io non ho bisogno di sapere cosa fanno gli altri, capite? O anche quando ricevo delle critiche, per me non è un problema. Se le critiche vengono dai miei maestri, allora sì, è una cosa che io prendo seriamente. Perché la loro motivazione non è quella di mettersi in mostra o chissà che, è quella di aiutarmi. Se le critiche vengono da, possono essere colleghi, amici, estranei, chiunque, vanno a vedere chi è, cosa fa, dove viene, dopo ti decido se cancellare, mandare un messaggio di risposta o anche no. Semplice. Quindi la meta è quella di raggiungere quello stato dove noi siamo al di là della separazione egoistica io-altro. Posso usare, non so se devi sistemare qualcosa. Posso farti una domanda? Yes. Allora, nel mondo, tu parli sempre di grandi maestri che come me si trovano però in Oriente, in Tibet. No. Beh, tanti. Avevamo uno qui sabato e domenica, ieri sera era a Padova, venerdì sera era a Venezia, da Masanno, 11 anni di ritiro in clausura. Ecco, no, volevo appunto sapere quali sono maestri, i grandi maestri occidentali. Da Masanno, te l'ho detto. Ce ne sono tantissimi. Sì. Certo. Ma e quelli giapponesi? Nel senso, il buddismo giapponese è diverso da quello che pratichi tu? Non la mia religione, però è sempre il buddismo. Non lo so. Non posso dare un'opinione, criticare è una parola che non mi piace,
non posso dare un'opinione riguardo a ciò che non conosco. Ci sono tantissime tradizioni. Poi fra l'altro nell'Unione Buddista Italiana, che racchiude un po' tutti, quelli della Soka Gakkai non ci sono, non fanno parte dell'Unione Buddista Italiana, hanno un'associazione a parte, quindi non li ho mai incontrati, non conosco. Io non essendo buddista, non praticando quantomeno buddismo, ho fatto meditazione saja, yoga, sono un lavoro sulla condanna, e quindi, però se chi è anche buddista, però lei è buddista e quindi voglio capire qual è la differenza. Vabbè, mi informerò. Sorry, I cannot help you. Yes, ok. Il grosso problema, il motivo per cui si medita, è quello di risolvere il problema dell'ignoranza. Perché? Perché l'ignoranza, dice il Buddha, è l'origine della sofferenza. Sapete come si dice in tibetano ignoranza? Probabilmente no, si dice marikpa. Sono due parole. Ma rikpa significa ignoranza. Ma in realtà queste due parole hanno un significato in sé. Ma significa non, è una particella negativa. E rikpa significa conoscenza. Non conoscenza. Questo è importantissimo dal punto di vista teoretico. Chi si intende di queste cose a questo punto dovrebbe avere un infarto. Perché? Perché la parola ignoranza non esiste in tibetano. Il tibetano è una lingua nata per convogliare il buddismo dall'India al Tibet. Semplice. Non conoscenza. Cosa vuol dire in realtà? Vuol dire che ignoranza, si dice marikpa. Marikpa significa non conoscenza, la parola ignoranza in tibetano non c'è, e si medita per liberarsi del non. E se noi ci liberiamo del non, che cosa resta? Rikpa. Che cosa resta? La conoscenza. Rikpa significa la natura ultima della mente, significa consapevolezza, significa conoscenza, ma non una conoscenza teoretica. Una conoscenza come? Io conosco Antonio da una vita, quando lo vedo per strada, eccolo là, Antonio. Non ho bisogno di pensare. La conoscenza di Antonio è preconcettuale. Questa è la conoscenza. Quindi noi meditiamo non per raggiungere uno stato alterato o chissà cosa, ma noi meditiamo semplicemente per vedere le cose così come sono e quindi togliere quello che ci impedisce che ciò accada. Una mente chiara vede le cose così come sono, vede Antonio, vede Patrizia, vede Enrico, vede i campanelli, l'orologio, l'acqua, vede una stanza, i libri, delle persone fantastiche. Se io invece sono pieno di aspettative, idee preconcette, orgoglio, confusione, invidia, gelosia, non vedo quello che c'è. Questo è il problema. Ed ecco il motivo per cui io soffro. Se io penso che questo sia un pezzetto di cioccolato e peperoncino, per esempio, perché è rosso, e comincio a masticarlo, il mio dentista non sarà molto felice. E io meno di lui quando devo pagare il conto. Se invece capisco che questo è un pennarello, allora lo uso per quello che è e quindi non c'è sofferenza. Se lo mastico, come lo metto sulla punta del naso, in un occhio, c'è sofferenza, anche tanta. Sapere che si medita per risolvere il problema della non conoscenza è fondamentale. Quindi non si tratta di produrre delle esperienze alterate, la ricerca di stati particolari,
o di accumulare un sacco di conoscenze teoretiche su termini in sanscrito, in tibetano, in giapponese, in cinese, in francese, in italiano, o di che ne so, scrivere dei libri sulla filosofia teoretica buddista, capite? No? C'entra niente? È utile, sì, può essere utile. Più la nostra mente è attiva, più i maestri ci danno lavoro da fare. Più la nostra mente ha bisogno di informazioni, più libri ci danno da leggere o da studiare. Più la nostra mente è complicata, nel buddismo tibetano hanno un sacco di pratiche complesse, rituali lunghissimi, cerimonie fantastiche, musiche, suoni, immagini, danze, le danze dei lama, le tanka, i testi, un sacco di strumenti per occupare la nostra mente in modo positivo, per trasformare la nostra mente, per portarla a casa. Qual è la casa? Lo stato in cui non c'è più bisogno di fare qualcosa, capite? La mente torna a casa quando noi schiacciamo il reset button. Si medita per raggiungere quello stato dove non c'è più bisogno di meditare. Nella tradizione buddista è così, nelle altre tradizioni non so, non posso parlare di ciò che non conosco, però per me questo è una grande, un grande sollievo, una grande gioia. Perché? Perché quando si medita e si raggiunge una relativa tranquillità, non c'è bisogno di continuare a fare qualcos'altro, di preoccuparsi, sto meditando, non sto meditando, sto meditando bene, sto meditando male. Quando siamo in uno stato di tranquillità, stai lì, piccoli maestri. Non preoccuparti, giusto o sbagliato, c'è qualcos'altro che devo fare, che devo imparare. I maestri ti dicono, stai lì. Bello questo. Come? Molto bello questo. Grazie. Se voi guardate i maestri sono tutti sorridenti, felici, sereni, cioè hanno perso il loro paese, hanno perso i loro monasteri, hanno perso le loro famiglie, hanno perso tutto, perché lo hanno distrutto il Tibet, e sono ancora tuttora felici. Sua Santità Dalai Lama continua a praticare la non violenza, non solo, ma dice grazie alla gentilezza dei cinesi, il buddismo ormai è in tutto il mondo. Il più grande regalo che noi possiamo farci è quello di stare nel momento presente. Vi manca qualcosa in questo momento? No. Vi pare poco? E quindi meditiamo. La prossima meditazione si chiama Stai lì. Oppure, per essere ancora più precisi, state qui. Dieci minuti. Parte alta, se no non si vede. Spiegando in modo diverso la stessa cosa, se noi abbiamo una situazione di questo tipo, abbiamo già due parti.
questa parte la chiamiamo io, questa parte la chiamiamo altro. Io è ciò che percepisce, questo, l'altro, è ciò che viene percepito. Quindi possono essere persone in questa stanza, ma anche la mia esperienza meditativa, per esempio. Le sensazioni fisiche, i pensieri, l'idea sto meditando bene, sto meditando male, che è un pensiero, ho capito bene, ho capito male, è un pensiero. Quindi io, altro. Questa è la famosa separazione dualistica, che è la situazione normale di noi tutti. Se noi abbiamo questa separazione, avremo sicuramente attaccamento nei confronti delle esperienze piacevoli e avversione nei confronti delle esperienze sgradevoli. L'origine di tutti i nostri problemi è questa separazione dualistica. Quando si medita, e per qualche istante, non solo quando si medita, ma anche quando facciamo delle cose molto semplici, oppure quando ci preoccupiamo di qualcun altro che non ha nulla da mangiare e gli diamo qualcosa, senza to ciapa un euro che te ne fai peccare, senza questo atteggiamento che è di un orgoglio pazzesco, quando noi lo facciamo in modo spontaneo, semplice e umile, come detto prima, senza fare tanta polvere, allora non c'è una separazione dualistica io altro. Che cosa c'è? La scelta consapevole. Aggregazione. Condivisione. I maestri dicono? Cum dividere. Come? Cum dividere, dividere con. Spazio e compassione. Spazio compassionevole significa che c'è la compassione, che è un'emozione di cui si parla tanto, ma pochi in realtà sono coloro che la incarnano veramente, gentilezza, compassione, e soprattutto c'è spazio, perché non c'è un io che dà un euro a qualcun altro, poro canti, te lo sai peccato, ciapa qua, detto in dialetto veneto. Ma c'è semplicemente il desiderio di aiutare qualcuno e accade spontaneamente. Questa è una cosa molto più profonda di quello che si possa pensare, perché io mi ricordo una discussione con il professor Pasqualotto molti anni fa, quando studiavo filosofia all'Università di Padova, che mi diceva, ma io avevo già cominciato a meditare, avevo già fatto un ritiro all'epoca, mi diceva, ma Renato, la compassione non deve essere qualcosa di spontaneo. Certo, ho detto, però bisogna allenarsi. È come la maratona. Se io parto da zero e pretendo, penso di riuscire a fare 42 km e 195 metri così in 4 ore e 50 o 5 ore, probabilmente mi trovate all'ospedale San Bortolo, venite a trovarmi a San Bortolo, mi portate cioccolatini, fiori, aranciate, eccetera, eccetera. Perché ci fai compassione? Eh? Perché ci fai compassione? Esattamente. Come dire, si fuori testa. Se invece uno comincia piano piano, io ho cominciato facendo 5 km, sono un ex atleta, ero un velocista, quindi da giovane correvo con il cronometro, adesso corro con il contachilometri, anche perché sono più vecchio di prima, quindi vado piano. Poi ho cominciato con 5 km, e poi 10 km, e poi 16 km. E poi sono tornato a casa un giorno dopo aver fatto 16 km e ho detto, ma
la mezza maratona. Wow. 21 km e 95 metri, 97 metri. Proviamo a farla? Yes. E siccome c'è un atleta dentro, nonostante i 56 anni, allora ero a Padova, ho fatto il mio percorso di 16 km, ho fatto i conti mentre correvo. Se io tengo la mente occupata, la fatica la sentiamo di meno. Altra scoperta geniale del meditante e anche dell'atleta. Ho detto, se riesco a fare un tot numero di giri in Prato della Valle, il percorso di circa, l'anello è di circa 680 metri, ho fatto il conto dei giri, col GPS attaccato, e ho detto, se faccio, non mi ricordo se erano 7-8 giri, torno a casa e ho fatto la mia prima mezza maratona. Era l'ottobre di 2 anni fa. Ce l'ho fatta, stanchissimo, sudatissimo, sfinito, le scale mi ricordo, le facevo così, perché abitavo al terzo piano lì a Padova, però ce l'ho fatta. E poi della mezza si allunga 25, 27, 30, 32. E poi un giorno ho deciso di fare, sono partito per correre, sono tornato a casa con 43 km, meglio uno in più che non uno in meno. Farne 41 e 97 sarebbe un peccato, per cui ho detto, facciamo per mezzo chilometro in più per essere sicuri. Questa è la mente del meditante. Mettersi alla prova però con intelligenza, quindi sapere qual è la meta, sapere che quello che noi vogliamo raggiungere è uno stato in cui non c'è una separazione io-altro. Se io medito pensando ad essere, in dialetto veneto, so figo, so bello, so fotomodeo, non serve, è tempo perso. Perché? Perché coltiviamo l'io che diventa ego e continua a riprodurre la sofferenza. Quindi meglio non meditare, meglio non correre, meglio fare qualsiasi altra cosa, dipingere o dare da mangiare a chi ha fame, pulire le strade, pulire i boschi, i fiumi. Capite? È meglio, ma tanto meglio. Perché se noi rafforziamo proprio ciò che ci crea sofferenza, e la crea non solo a noi ma a tutte le persone che ci stanno intorno, non ci aiuta, tempo perso, torniamo indietro. Se invece noi in modo semplice e umile, come le persone che voi conoscete bene, e alcune di queste persone sono anche qui dentro, e lavorano da anni in silenzio e si siedono in fondo di solito, scusate ma devo dirle certe cose, se noi coltiviamo lo spazio compassionevole, è lì, è fatta, non c'è bisogno di meditare, non meditare, di preoccuparsi tanto se sono spirituale o meno, di capire tutte queste filosofie complesse. E quando la mente è in the zone, si dice in inglese, quando vi trovate in quello spazio lì, allora ricordatevi quello che abbiamo detto questa sera. Stai lì. Ricordatevi di padre Anthony Lengimitta, di Lama Yeshe, Lama Zamo, che ho avuto il piacere di conoscerla. Padre Celso. Può anche essere una persona, può anche essere la persona che fa le pulizie di casa, può essere una persona molto semplice che pulisce la strada tutte le mattine qua davanti. Noi non sappiamo chi è un Buddha, a meno che non siate dei Buddha. Che cos'è l'illuminazione? Oltre a essere un parolone enorme, ingombrante, pesante, carico di un sacco di proiezioni di cui nessuno sa nulla ma tanti parlano. I maestri ci dicono saggezza senza limiti, compassione senza limiti, e a causa di queste due, capacità illimitata di aiutare gli esseri. Dove voi vedete qualcuno che vi insegna qualcosa in questo, lì c'è illuminazione. Dove vedete qualcuno che non vi insegna questo, lì bisogna avere tanta compassione. Questo non lo dico io, lo dice Taisitupa, che di illuminazione se ne intende. Spero di non avervi scioccato troppo, però ogni tanto il mio ego non riesce a trattenere, devo dire quello che penso. Non so se ego che cosa sono fatto così. Chiedo scusa.
No, anche in modo divertente, insomma, perché qua ci conosciamo da una vita, vengo una o due volte all'anno e quindi ogni tanto, insomma, mi prendo il lusso, forse a causa del caffè che ho avuto prima, che era sera caffè forte, forse troppo forte. No, portate a casa quello che è utile, quello che non è utile di quello che ho detto, lasciatelo qua, non preoccupatevi. Perché sempre Tai Chi Tu poi dice un'altra cosa importante, dice one thing is to please you, another thing is to help you. Un conto è compiacervi, un conto è esservi di aiuto. E per strada sono una persona qualsiasi, potete dirmi quello che volete, potete chiedermi quello che volete, non è un problema, ma se mi si chiede di essere seduto qui con questi maestri alle mie spalle e quelli che ci sono e che non vediamo, ho il dovere di dire qualcosa, o perlomeno spero di riuscire a dire qualcosa che sia di utilità, se no tanto vai a star a casa, insomma, guardare la televisione, capito? Proprio per rispetto nei confronti di quello che questa sede incarna, la saggezza, la fratellanza universale. Quindi posso anche prendermi il rischio di sbagliare, però provo a dire qualcosa che sia di beneficio, non qualcosa che sia di intrattenimento. Almeno ci provo. Ecco, tutto qua, se avete una o due domande, dopodiché possiamo allegramente tornare a casa. Diamo spazio alle domande se ce ne sono. Non c'è niente di sbagliato nel sedersi in prima fila, questo l'ho detto. Prima di tornare a casa dovevo dirlo. O anche nella seconda fila. Metti per terra. Ok, se non ci sono domande, la cosa più importante è questa. Ricordatevi che avete una sede fantastica, un'opportunità fantastica, e anche un sacco di maestri fantastici. La Masammo è stata al centro di licenza proprio in questi giorni, anche quello di Venezia, anche quello di Verona, anche quello di Padova, ed è una cosa che mi ha particolarmente catturato, che è questa. Quando voi avete delle grandi opportunità, avere uno spazio, avere un centro, avere gli insegnamenti, avere tutto quello che ci serve, i tavolini, le tanche, una sede fantastica come questa, se noi non le usiamo bene queste cose, non è detto che tornino. Come esseri umani abbiamo la tendenza a essere un po' pigri e quindi ci adagiamo, anche perché c'è sempre chi ci prepara, ci porta sul bel piatto d'argento, la segreteria, gli ospiti, l'organizzazione, tutte le cose che devono essere fatte, e c'è tanto lavoro dietro a questa sede, basta andare di là. Tutti questi faldoni con le carte, il computer, i libri, la rivista, tutte le cose che avete in questa bellissima sede. Quindi usatele, approfittatene. Un'altra cosa fantastica della Società Teosofica è che è tutto gratuito, nessuno vi chiede nulla. Tutto è, come dire, tutto viene offerto, è una grandissima opportunità. E noi qui a Vicenza ancora di più perché abbiamo la sede nazionale. Ecco, solo questo, quindi grazie di cuore a chi si dà da fare per tutto questo e ha offerto e lavorato affinché ciò sia disponibile a tutti noi. Dal più profondo del cuore grazie e buon ritorno a casa. Grazie Renato.